I stand before you today to apologize. The system has failed you. I have failed you. I have failed to help you share your talent with the world when the world needs talent more than ever, yet it's being wasted every day by an educational system steeped in tradition and old ideas. Well, it's time for a new tradition. It's time to realize talent isn't just in schools like this one. It's everywhere. It's time to use technology to rewrite the rules of education. To learn how you learn so we can teach you better. It's time a university adapted to you rather than you adapting to it. It's time, time for a different kind of university. It's your time. We are in the island of knowledge of the International Telematic University Uninetuno. This virtual place allows us to work together, but also enjoy ourselves and socialize among professors and students of different cultures, of different backgrounds. We see from above the virtual campus of our university. From the museum to the lecture halls, from the coffee bar to the tennis fields, to the swimming pools, to the faculty's buildings. Here you have our info point. Let's click here to know more about our university. I am the avatar of this university. The title of my presentation is Alliances for Knowledge, MOOCs to create new professional skills in a new model of university, positive and negative aspects. The subjects I'm going to deal with are the University in the Knowledge Society, MOOCs, positive and negative aspects, the Internet, a new renaissance for the university to train skills for the labor world, research for a new model of university, academic alliances, a global strategy for building the future. L'università nella società della conoscenza. The rector and president of Uninetuno, Professor Maria Matagarito. Tutte le istituzioni che compongono la società della conoscenza, globalizzata e interconnessa, devono trovare il coraggio di reinventarsi usando Internet, la piattaforma più potente della storia. Le università dovrebbero essere al centro della società della conoscenza, dovrebbero essere gli attori forti dello sviluppo, dovrebbero dare gli strumenti per rendere l'uomo capace di saper interagire nelle piazze globali della rete, rispettando le differenze culturali, religiose e politiche. La trasformazione delle università non è più una scelta, ma è sempre di più un imperativo inevitabile. Uno scontro generazionale di enorme portata sta ormai emergendo all'interno delle nostre istituzioni. Le critiche, infatti, all'università avanzata tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta si possono definire come idee in attesa di un nuovo web e di una nuova generazione di studenti, i nativi digitali. Sono in grado di mettere efficacemente in discussione il vecchio modello. E attualmente si registrano nel mondo fenomeni molto interessanti. Sta partendo dal basso, all'interno di alcune prestigiose università degli Stati Uniti e recentemente anche in Europa, un nuovo concetto di formazione globale. Molte università stanno abbattendo le loro torri d'avorio e stanno utilizzando il web per rendere disponibile a un'audience più ampia possibile i propri contenuti. Aspetti positivi e negativi dei MOOC. I MOOC hanno avuto in poco tempo un grande successo mediatico a livello globale, ma a fare da contraltare a successo sono i tassi di abbandono riscontrati nella frequenza di questi corsi. La videolezione utilizza il linguaggio dell'immagine per comunicare il sapere, che ha le sue regole comunicative ben definite. Il modello didattico con cui si realizzano nell'Università Telematica Internazionale Nettuno le videolezioni è il risultato di molti anni di ricerca. Nella ricerca legata al linguaggio delle videolezioni realizzata da me e dai miei collaboratori sono stati coinvolti più di 10.000 studenti
A queste sono stati sottoposti questionari rivolti a capire il modo come si sviluppavano i processi di apprendimento attraverso le diverse tipologie di videolezione. E i risultati dell'elaborazione del questionario hanno permesso di creare dei format efficaci a sviluppare processi di apprendimento critici e riflessivi. I docenti sono quindi stati formati per essere in grado di utilizzare un nuovo modo di esporre, di sintetizzare, di presentare il loro sapere a uno studente virtuale. Per realizzare una videolezione ogni docente deve lavorare insieme a tecnici e agli esperti del linguaggio dell'immagine. Ogni ora richiede dalle 20 alle 30 ore di preparazione. Le teorie applicate per realizzare le videolezioni sono soprattutto quelle legate ai modelli mentali, alle teorie cognitive e connessioniste, al ruolo della memoria, al funzionamento della mente. Una particolare attenzione viene posta all'integrazione tra linguaggio orale, scritto, grafico e video, all'uso della gestualità, dell'abbigliamento dei docenti, ai modelli di ripresa visiva che devono essere adottati dai registi e dai tecnici. Un'altra critica metodologica riguarda il fatto che migliaia di persone iscritte ai MOOC vengono lasciate sole a interagire sui contenuti, senza la guida di un docente esperto. Anche i sistemi di valutazione di alcuni MOOC non garantiscono i risultati. Ancora non vi è certezza su chi opera realmente dietro un computer. Ma bisogna riconoscere anche gli aspetti positivi. I MOOC hanno scatenato infatti una tempesta perfetta nelle università. Stanno permettendo a molte persone che sono inserite nel mondo del lavoro di poter aggiornare le loro competenze. Il MOOC crede che debbano trovare però una giusta collocazione storica e culturale. Possono essere considerate come le nuove enciclopedie che democratizzano l'accesso al sapere e alla conoscenza. Offrono contenuti che possono favorire lo sviluppo di competenze professionali richieste da un mercato del lavoro globale. Questo è sicuramente un elemento di grande valore. Ma senza un solido sistema di supporto, senza una nuova struttura organizzativa e pedagogica, non è pensabile sostituire l'università intesa nella sua globalità, come luogo reale e virtuale in cui si coltiva la vita della mente. Internet, un nuovo rinascimento per l'università. Per creare l'infrastruttura dell'istruzione superiore del XXI secolo bisogna aggiungere ai palazzi fisici dell'università un'infrastruttura di carattere tecnologico che consenta facilmente lo sviluppo di un nuovo modello di produzione ed erogazione del sapere. Una rete di alleanze per la conoscenza si può concretamente realizzare attraverso i consorsi tra università di diverse parti del mondo e aziende. I consorsi tra università e aziende consentono lo sviluppo di un network capace di rispondere ai bisogni formativi di una società globalizzata e interconnessa. Saranno i consorsi tra diverse università del mondo che cooperano insieme per creare contenuti negli ambienti di apprendimento su internet con un solido modello organizzativo e pedagogico a dare vita a un nuovo modello di università faccia a faccia e a distanza. Un'università a distanza, incardinata all'interno delle università tradizionali, consente alle università tradizionali di trovare nella società il ruolo di protagoniste dell'innovazione, dei prodotti, dei processi e delle strutture. Flessibilità ed adattabilità dei prodotti, crescita dell'autonomia dello studente, modificazione della funzione docente, evoluzione della struttura. La creazione di un network globale per l'istruzione superiore in cui docenti e studenti di diverse parti del mondo partecipano alla costruzione collaborativa del sapere non è un'utopia. Esistono realmente queste possibilità ed un esempio concreto e significativo di un nuovo modello di università a distanza si è creato in Italia con il Consorzio Nettuno, Network per l'Università Ovunque. È accaduto nel 1992, quando ancora non c'era neanche internet. Oggi l'eredità del Consorzio Nettuno è stata trasferita all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Nel 2003 il Nettuno, con le sue 79 università consorziate, 41 italiane e 38 di altri paesi, era diventata la prima università a distanza globale in Europa.
Con il Nettuno è nato un nuovo modello pedagogico, il modello misto, basato sul rapporto di comunicazione bidirezionale in presenza e a distanza. Lo stesso corpo docente ha diviso normalmente il suo tempo tra studenti tradizionali e studenti a distanza. I docenti hanno cambiato ruolo e funzioni, hanno dovuto apprendere un nuovo modello di comunicazione del sapere per televisione ed internet. Le università tradizionali sono state protagoniste dell'innovazione ed insieme hanno creato nuovi modelli organizzativi paralleli e completamente diversi da quelli tradizionali. Accanto alle aule vennero installati poli tecnologici, strutture aperte, dove le tecnologie consentivano di attivare un processo flessibile di formazione e di favorire l'autoapprendimento e l'apprendimento collaborativo sia in presenza che a distanza. I poli tecnologici funzionano da incubatori di innovazione nelle università tradizionali. All'inizio della sua attività utilizzò la televisione satellitare Rai Nettuno Sat, che mandava in onda 24 ore su 24 lezioni accademiche tenute dai migliori professori delle diverse università consorziate. Poi, con lo sviluppo di internet, nel 1996 si creò il primo portale didattico online e nel 1998 il portale si arricchì delle prime video lezioni digitalizzate in via sperimentale. Oggi, nel portale dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno, vi sono più di 60.000 ore di videolezioni digitalizzate, svolte da professori di diverse università del mondo in diverse lingue. Grazie alla televisione satellitare Rai Nettuno Sat, il cui raggio di azione copre tutta l'Europa e tutti i paesi del Mediterraneo, dell'Africa e dell'Asia di internet, UniNettuno ha visto crescere in pochi anni la propria immagine internazionale e ciò ha consentito di creare l'Università a distanza euromediterranea, un network tecnologico ma anche un network di persone, di intelligenze che hanno saputo connettere e condividere il loro sapere nel rispetto delle differenze culturali, politiche, religiose ed economiche. L'Università Euromediterranea a distanza, con 31 università di 11 paesi come l'Algeria, l'Egitto, la Francia, la Giordania, la Grecia, l'Italia, il Libano, il Marocco, la Tunisia, la Turchia e la Siria, ha consentito lo sviluppo di spazi comuni di sapere, reali e virtuali. Sono stati sviluppati curricula e modelli psicopedagogici condivisi e che hanno permesso di aiutare ad armonizzare i sistemi formativi educativi euromediterranei. L'università per formare le competenze nel mondo del lavoro. Molte aziende hanno allestito nelle loro sedi i poli tecnologici per offrire ai propri dipendenti la possibilità di proseguire gli studi universitari e ottenere un titolo accademico utile per gli avanzamenti di carriera. L'esperienza ebbe inizio già nel 1993 con aziende come Alenia di Napoli, Elva di Taranto, Iveco di Torino e l'acciaieria di Piombino. In queste aziende si sono qualificate molte persone in mobilità che dopo aver conseguito la laurea in ingegneria informatica si sono potute inserire nei settori del mondo del lavoro legati all'innovazione tecnologica. Altri poli tecnologici si sono inseriti in istituzioni e università del mondo arabo, come per esempio un polo tecnologico creato a Rabat, nel Marocco, presso il Ministero della Formazione Professionale. Qui l'Università UniNettuno ha formato all'alfabetizzazione informatica tutti i dipendenti della pubblica amministrazione del Regno del Marocco. E in Iraq sono stati installati 4 poli tecnologici nei governatorati di Baghdad, Erbil, Tikar, Nassiriya, Bassora, collegati in via telematica con la sede di Roma. Qui vengono formati a distanza i giovani iracheni per diventare imprenditori. In questi poli tecnologici gli studenti hanno la possibilità di studiare su internet con video lezioni e materiali didattici preparati da prestigiosi docenti provenienti dall'Europa, dagli Stati Uniti, ma anche dal mondo arabo. Questi docenti seguono anche su internet i processi di apprendimento dei loro studenti. D'accordo con Telecom Italia, una delle più importanti aziende mondiali di telecomunicazione, con oltre 55.000 dipendenti solo in Italia, continua con molto successo. Con questo accordo si è aperta una nuova era delle contrattazioni sindacali in Italia. Per la prima volta aziende e sindacati si sono accordati per offrire la possibilità ai dipendenti in mobilità di iscriversi ai corsi di laurea di UniNettuno, frequentando a distanza i corsi legati ai propri interessi, ai propri sogni.
L'azienda sostiene economicamente i costi e al progetto è stato dato il nome di Io imparo, l'azienda è con me. Il mio lavoro è partito da Trieste, poi Livorno e poi a Roma quasi tutte le sedi. Ho fatto l'università, la Sapienza a Roma, poi però va bene la famiglia, ho lasciato. Sentivo sempre come il canto delle sirene, qualcosa che mi legava agli studi universitari. E finalmente a dicembre 2010 Telecom Italia mi ha dato questa possibilità. Oggi Unonettuno ha creato un nuovo portale, il portale delle competenze. Che ha da un lato l'obiettivo di inserire i contenuti e di sviluppare le competenze richieste dai nuovi scenari del mercato del lavoro e dall'altro di dare informazioni riguardo le nuove competenze richieste in molti settori legati all'innovazione tecnologica. La ricerca per un nuovo modello di università. Tutto ciò si è realizzato e sviluppato grazie a un modello di didattica a distanza inserito nella piattaforma dell'Università Unonettuno, che ha alla base 25 anni di ricerca e di sperimentazione sulle tecnologie applicate ai processi di insegnamento e apprendimento. L'impegno di Unonettuno a realizzare ricerche con e sulle nuove tecnologie telematiche è costante. La stessa università è un vero laboratorio di ricerca, dove si elaborano ipotesi sulle metodologie e sui linguaggi da adottare, si analizzano i risultati ottenuti dagli studenti nei processi di apprendimento. Questi risultati sono costantemente sottoposti a verifica da parte di studiosi di diverse discipline. E il modello di insegnamento di Unonettuno attuato nel cyberspazio e il modello organizzativo della struttura formativa sono proprio i risultati di queste attività di ricerca. La progettazione e la realizzazione del cyberspazio della piattaforma didattica è fondata su un approccio sistemico. Tutte le discipline dei diversi corsi di laurea hanno videolezioni digitalizzate e indicizzate, collegate in modo multimediale a testi, esercizi, laboratori virtuali, in modo tale da favorire il trasferimento di saperi attraverso diverse modalità. L'interazione tra studenti e docenti provenienti da differenti paesi del mondo è al centro di tutto il processo formativo e insieme si sviluppano apprendimenti collaborativi e costruttivi. Con questo modello psicopedagogico si sviluppa anche un'etica nell'uso della rete che consente di recuperare il valore della presenza del docente. Spesso la rete tende invece a ignorare. Si propone infatti una nuova figura di docente tutor telematico che, come Socrate, con arte maieutica, raccompagna anche a distanza lo studente nel suo percorso di apprendimento, non solo con l'obiettivo di insegnare a saper fare, ma anche a saper essere. La ricchezza degli interscambi culturali negli spazi virtuali pedagogici tra soggetti appartenenti a mondi diversi solo pochi anni fa era impensabile. Oggi gli studenti di Unonettuno provengono da 140 paesi diversi del mondo. Certamente aver realizzato una piattaforma didattica unica a livello mondiale in 5 lingue, italiano, inglese, francese, arabo e greco, è già predisposta per l'erogazione di contenuti didattici in diverse lingue, ha facilitato molto i rapporti internazionali. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Le alleanze accademiche, una strategia globale per costruire il futuro. Mai come in questo momento storico ritengo sia indispensabile il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'università e della ricerca. Il dialogo tra gli intellettuali e gli esponenti del mondo accademico, l'armonizzazione dei programmi di formazione superiore e di ricerca, la mobilità di studenti e docenti rappresentano la strada indispensabile da percorrere per far sì che il dialogo interculturale entri a far parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Tutti dobbiamo essere consapevoli che creare insieme a diverse università contenuti
formativi su internet è strategicamente importante perché consente di sviluppare quelle conoscenze che aiutano tutti i cittadini a considerare le differenze culturali, religiose, politiche come una ricchezza per l'umanità e non come strumenti di conflitto e di guerra. I conflitti da qualsiasi paese del mondo non ci possono più lasciare indifferenti, perché ormai con la globalizzazione incideranno sempre di più sulle nostre libertà. Per questo mi sono impegnata personalmente a creare con Uni Nettuno contenuti utili a combattere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo, dove ancora i tassi sono molto alti, come in Marocco. Qui ho ideato e realizzato un corso per insegnare per televisione a leggere e a scrivere in arabo alla popolazione adulta analfabeta del Marocco, con un nuovo modello pedagogico. Con questo corso video, per la prima volta in un paese arabo, si insegna la lingua araba senza far riferimento al Corano. Dopo un'attenta analisi sui contenuti da parte delle autorità politiche del Regno del Marocco, il corso è stato accettato e ancora oggi, tutti i giorni, va in onda sulla televisione nazionale ed ha realmente diminuito l'analfabetismo. L'esperienza fatta conferma che è possibile condividere insieme a università di paesi con politiche e culture diverse anche percorsi comuni di riflessione e di pensiero. Le intelligenze interconnesse di docenti e studenti della sponda nord e sud del mondo creano nuovi saperi e sviluppano una rete basata non sull'imposizione dei modelli culturali dell'uno o dell'altro, ma sul confronto delle culture e dei modelli formativi. Si è creato insieme un vero laboratorio che consente alle giovani generazioni di diventare protagoniste del cambiamento. Tutti dobbiamo essere consapevoli che la cooperazione permette di creare nuovi equilibri tra unità e diversità, l'unità dei valori e delle tradizioni che la memoria ci consegna e la diversità delle culture e delle lingue. Un nuovo modello di università, un'università virtuale che si muove a cieli aperti senza confini, dove si costruiscono le competenze per lo sviluppo e si determinano le basi per costruire insieme il futuro. Grazie.